Allora, però, a proposito di libri, non abbiamo al momento rischi che venga inibito il libro che hai scritto invece su Via Poma. Vogliamo parlarne anche di questo? Poi Speriamo, torniamo. No, vabbè, speriamo di questa no. era una battuta, è chiaro. Via Poma, oltre la Cassazione, cronaca di un delitto senza giustizia. Paolo Cochi, Paolo Loria, Francesco Bruno, l'omicidio di Simonetta Cesaroni, sempre dal reportage inchiesta del regista televisivo Paolo Cochi. No, ho fatto la battuta perché è sempre dal reportage inchiesta e quindi anche oltre la Cassazione poi si ricollega bene al di là di ogni ragionevole dubbio. Quindi intanto però parliamone, poi avremo modo di parlarne anche Accusano Italia TV. No, beh, io prendo sempre comunque come traccia il discorso giuridico e Sì. quindi analizzo anche nel libro di Via Poma attraverso la documentazione e gli atti processuali. Quindi il taglio è quello sempre documentale. È un libro che è uscito 2 anni fa, ma comunque è attualissimo Eh beh, perché nel trentennale è più che mai sì, attuale. da 2 anni a questa parte. Non è venuto fuori nulla di specificatamente diverso, quindi ci sono state delle conferme, cioè lì si è fatto un processo anche, ricordi, no, a Raniero Busco, dove Sì. fecero un processo addirittura su una piantina dell'appartamento dove avvenne il delitto sbagliata, collocando la stanza dove lavorava la Cesaroni nella stanza 3 invece che nella stanza 4, ti faccio un esempio, Sì. anche quello è stato un processo un pochettino che poteva essere, diciamo, valutato meglio. Ma al di là dell'aspetto critico, è una rianalisi sia da un punto di vista criminologico che soprattutto da un punto di vista documentale, che faccio io. Poi Bruno, più Francesco Bruno, fa l'operazione. Tratta la parte criminologica e l'avvocato Loria la parte giuridica. E è un libro completo, è un libro che racconta la vicenda e che dice anche tante cose che non sono state dette, magari sono sfuggite, però ti faccio un esempio molto rapido e banale. Quando si racconta della portiera che indica un personaggio che usciva con un fagotto, mi ricordo l'espressione Sì, fagotto, proprio quella. col cappellino, tutti si sono concentrati su un architetto che poi era in Turchia, no? Non so se ricordi, Sì. ma non dicono, e questo mi rammarica perché anche un recente documentario fatto sul 9 non dice questa cosa, che la portiera fa due nomi, non ne fa uno. E quindi su quell'architetto che era in Turchia, ok, siamo d'accordo, ma sull'altro nome non si è verificato nulla, quindi questo è un esempio dei tanti che spesso anche l'informazione non dà. Ecco perché io poi vado in profondità, per carità, non voglio dire nulla di eccezionale o fare chissà quale rivelazione, però è un esempio che per dimostrare che spesso si deve un attimino scavare. 360 gradi su tutte quelle che sono le carte, e questo è un esempio su Via Poma molto calzante, questo della dichiarazione della portiera, Certo, che ti faccio. questo tanto ecco, per fare un esempio di quello che si trova in questo libro, le precisazioni doverose, come ne hai fatte, no, a proposito anche prima dell'incipit, perché poi siamo bombardati dalle informazioni. Quando si va a lavorare, purtroppo si lavora su delle cose che magari i colleghi hanno fatto poi in modo un po' troppo superficiale, e questo per sottolineare No, invece ma ed è io giusto non scavare. parlo di colleghi giornalisti, o io faccio riferimento magari a quei salotti che avvengono su internet o comunque dove si Ah, danno, no, sì, anche, sì. Beh, delle informazioni così un po' arbitrarie della però capita situazione. anche su molti siti che ci sono tante inesattezze, Sì. alcune clamorose, e quando vai magari a scrivere un articolo te ne accorgi, su altri magari se non stai proprio Sì, avvezzo, perché poi alla fine ecco. questi argomenti diciamo, fanno comodo, tra virgolette, magari a determinati personaggi per fare un po' entertainment, no? Sì, Quindi sì, sì, sì. salotto, Sì.
virtuale per dibattere, ma poi si deve cercare di dare un contributo alla ricerca della verità più che cercare di fare dibattito fine a se stesso, insomma, perché l'argomento, come mi riferivo prima a quello del mostro, parliamo di morti, alla base ci sono dei morti e quindi io credo che si debba sempre tenere presente questo dato. A proposito poi di quanto si è romanzato anche su Via Poma, ricorderai che si disse anche che era il mostro di Firenze in trasferta, a un certo Sì, punto, no? Per dire. il commissario Perugini andò a Roma anche a verificare, ma non c'era nulla di veritiero, insomma. Forse collegarono i tanti colpi del duplice omicidio del 74 ai tanti colpi con cui l'assassino infierì sul corpo di Simonetta Cesaroni. Per chiudere questo argomento e tornare poi al mostro di Firenze, invece ti chiedo che idea ti sei fatto su Via Poma, al di là di quello che scrivi nel libro. Non ti chiedo Ah no, ovviamente nel chi è stato libro secondo te, però sì. un qualcosa che Sì, si su avvicina a Via Poma questo. è qualcosa di territoriale che riguarda sicuramente l'ambiente lavorativo e quindi il palazzo. È un algoritmo che non si riesce a comporre, ma è chiaro che l'assassino era nelle carte, come diceva il padre Della della povera povera Simonetta, Simonetta. sì. Quindi l'assassino nelle carte, anche lì tanti errori che si ricollegano agli errori fatti per le indagini del mostro di Firenze, questo lo possiamo dire, no? Forse ancora Sì, più gravi, visto. d'altronde, certo, un cold case è tale perché il 90% dei cold case nascono da degli errori investigativi e quindi poi magari è anche facile ragionare poi a posteriori quando la polvere si è ormai depositata, no? E quindi è più facile, io capisco anche la difficoltà dell'inquirente al momento. Però lì ci sono degli errori macroscopici, ecco, te ne citavo uno prima, quello della portiera, dove secondo me andava approfondito, ecco. Certo. Ricordo anche questo libro, Runa Editrice, Via Poma, oltre la Cassazione, cronaca di un delitto senza giustizia. Paolo Cochi, Paolo Loria, Francesco Bruno, l'omicidio di Simonetta Cesaroni, dal reportage inchiesta proprio del regista Paolo Cochi.